Buongiorno, siamo al terzo video della nostra grammatica inglese per principianti. Abbiamo iniziato, abbiamo già sulla, potete reperire i primi due video, o meglio gli indirizzi per i primi due video, nella sezione esercitazioni per l'esame di inglese, appunto nella sezione del sito dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, è www.unirc.it, andate a didattica centro linguistico e appunto a questa sottosezione che è esercitazioni per l'esame di inglese. E quindi diamo gli indirizzi, basta fare copia e incolla nella stringa della ricerca e abbiamo delle URL e abbiamo appunto possiamo accedere ai due video, i primi due che danno le risorse di cui ci stiamo servendo, un PDF di cui vi ho dato notizia, è Learning Basic Grammar e di Easy Pace Learning. E potete appunto reperirlo online, è un PDF gratuito e poi ci sono due risorse di supporto, o meglio tre, di cui potete servirvi: il vocabolario online con la pronuncia, che è Word Reference. Selezionando italiano, inglese, inglese, italiano, Word Reference, e poi avete la videogrammatica inglese di Nardella, che ci dà le spiegazioni con la pronuncia, con gli esercizi, ci dà delle tabelle anche, per esempio, io mi voglio vedere il presente del verbo essere, l'indicativo presente del verbo essere, ve lo voglio vedere tutto, diciamo, in sequenza, in maniera più, ordinata. Con una, diciamo, con un layout che mi consente di vedere tutto insieme, tutte le voci insieme, vado a questa videogrammatica inglese di Nardella. C'è un docente bilingue che dà le sue spiegazioni e ci sono anche gli esercizi. E poi per il vocabolario di base della lingua quotidiana abbiamo Language Guide scritto da Google, che si pronuncia Language Guide. Sono tre risorse fondamentali che ci accompagnano in maniera efficace in questo percorso. L'inglese per principianti è un nostro supporto a chi non abbia mai studiato inglese, non ha fatto mai inglese a scuola e deve sostenere l'esame curriculare di inglese con i nostri docenti, la professoressa Mary O'Sullivan e il professor Edward Parker. Bene, andiamo adesso. Io adesso mi vado a reperire, ce l'ho sul desktop, mi vado a reperire la mia risorsa PDF e vedo subito Learning Basic Grammar. Abbiamo visto, abbiamo un po' dato una scorsa all'indice per capire quali sono le parti del discorso più importanti, quindi abbiamo dovuto richiamare le nostre reminiscenze della lingua 1, le parti del discorso che ci hanno spiegato nella lingua 1 a scuola. Poi abbiamo visto all'unità 1 c'è questa filastrocca, ma siamo già entrati nel merito della lingua. Ho scelto questa risorsa perché entriamo e vediamo le prime cose, diamo i rudimenti un po' dell'inglese, però sentendoci, acquisendo già degli strumenti utili per sentirci più vicini alla lingua, con vocabolario, verbi fondamentali. Quindi abbiamo visto nel video 1, abbiamo visto l'unità 1 appunto, l'unità 2, the capital letter, abbiamo visto lo spelling, con alcune già abbiamo introdotto, delle regole, l'imperativo, il presente, abbiamo visto il modo di dire quanti anni hai? Ho 8 anni, i giorni della settimana, i mesi, abbiamo dato già degli accenni. Andiamo adesso all'unità 3, parliamo dei nomi nouns. Abbiamo common nouns, sono i nomi comuni, o meglio, i nomi comuni, sì. I nomi comuni, nomi comuni di cosa, nomi comuni di persona, come li abbiamo imparati a scuola. Common nouns, una cosa che già vi devo dire è un titolo. Il titolo, i titoli diciamo nei sistemi editoriali, quando si scrive un libro, si dà il titolo anche di un
di un'opera, di un paper, noi abbiamo le iniziali dei sostantivi, ce le abbiamo in lettera maiuscola. E quindi non vi sembri strano che qui nouns è con la lettera maiuscola. Quindi, i nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animals, places, or things. These are words for people, they are common nouns. Questo testo, abbiamo un testo di 4 righe. Quando io mi metto a voglio studiare l'inglese da solo o da sola, posso farlo e inizio subito a controllarmi la pronuncia. Word reference, mi vado a controllare la fonetica, abbiamo l'icona dell'outspeaker, dell'altoparlante, io mi controllo la pronuncia e me la noto. E, per esempio, nouns, mi metto una piccolina sulla O, are divided, sulla I di V io mi metto AI e sulla A mi metto l'accento, divided into common nouns. Un trucchetto, quando c'è questo suono indistinto, per esempio nouns A, mi metto la A con 2 punti, 2 punti mi danno questo senso di suono prolungato indistinto. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Quindi, common nouns are words for people, words, words. Questa è capovolta, che è un suono intermedio tra la A e la E. For people, animals, places or things. These, allora io metto una I sulla E di these, vedete questo THESE, che vuol dire queste. E io mi metto su questa E, io mi metto una I con i 2 punti, che indica che these are words for people, they are common nouns. Quindi mi sono controllato la pronuncia e me la sono annotata. Poi mi riesercito, ovviamente c'è il controllo, c'è la mia voce nel video, quindi mi esercito a ripetere con la pronuncia corretta. Aspetto fonetico, dopodiché io mi comincio a vedere i significati, ve li dico io in questa fase, però noi abbiamo il nostro word reference, il nostro dizionario che ci dà tanto aiuto. Nouns, i nomi, intesi già proprio come nomi, nomi in generale, sono divisi. O è la terza persona del verbo io sono, ok? Cercherò di essere meno tecnica sulle diciture grammaticali, cercherò di essere più pratica. Sono, cioè la terza persona, io sono, tu sei, gli è, noi siamo, voi siete, si sono. Sono, appunto, si dice loro sono, si dice o. Nouns, o, divided into, divisi in, ok? Divisi in si dice divided, non in semplice, ma into. Common nouns, into indica una specie di movimento, into. Common nouns and proper nouns, cioè abbiamo i nomi comuni e i nomi propri. Va bene, di solito i nomi propri sono indicati come names, scritto NAMES. Abbiamo fatto lo spelling, vi ho detto anche come esercitarvi, ok? Names, scritto NAMES. Non è difficile lo spelling da ricordare. I punti critici, quando io devo imparare qualcosa e devo essere pronto per usarlo, per rispondere a un esame, devo un po' essere, voglio essere veloce, spedito. Allora dove vado? So quali punti mi danno sicurezza, devo andare ai punti di criticità. Su quelli devo un po' stare attento. Nello spelling i punti di criticità sono le vocali, va bene? Che sono poi alla fine molto criticità abbastanza superabili. Quindi, come benissimo, quindi nomi propri. I nomi comuni sono parole, abbiamo detto il plurale, plurale si forma con la S, quindi word, parola, parole, words. For, per, preposizione semplice, for people, animals, places or things. Ma sono parole per? L'inglese ha quest'altra caratteristica. Abbiamo detto che l'inglese ha la caratteristica dell'invariabilità. Quindi abbiamo detto che non esistono tutte le desinenze che esistono per esempio in italiano.
e molto più pratico. L'inglese ha questa caratteristica di invariabilità. Abbiamo visto i false friends, abbiamo visto appunto i falsi amici, e un'altra, vi ricordate, phrase non vuol dire frase, perché frase nel nostro senso, nel senso di proposizione, cioè una frase completa di verbo, una frase compiuta che può stare sola, diciamo, o anche che non può stare sola, però ha le sue parti, soggetto, verbo, complemento, espansioni. Questo tipo di struttura si dice per noi proposizione, ok? Si dice sentence. In inglese phrase non è frase, ma è espressione e modo di dire. Quindi un altro fenomeno è quello dei false friend, a cui già ho accennato. Un'altra caratteristica ancora è quella eliofilizzato, l'inglese è compatta. E quindi quando dice words for people, quando io vado a tradurre, si allunga il testo perché sono parole che vengono usate per le persone, gli animali, i posti e le cose. Se voi andate a vedere, quando andate a vedere le traduzioni, la versione inglese e la versione italiana, quella italiana è un po' più lunga dell'inglese, perché appunto l'inglese ha questa capacità di compattare. People è la gente. Ok? La gente è una caratteristica, people è gente, ma ha un comportamento plurale. Tutto quello che, diciamo, i verbi che si riferiscono a people sono come, i verbi sono come se fossero compiuti da tanti individui, ok? Da un soggetto plurale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la terza singolare, quella che per noi è la terza singolare, in inglese non vuole la S quando c'è people, ok? People, vi ricordate? People love. È una marca di chewing gum, si diceva una volta, People Love, una marca di chewing gum che non dico, non vorrei essere pubblicitaria, però love, quindi non loves. For people, animals, places or things, persone, animali, luoghi o cose. These are words for people. These è appunto il plurale, ricordate, abbiamo detto di these scritto T-H-I-S, T-H-I-S. Questo è these, sono questi. Adesso vi ho detto, è un aggettivo dimostrativo, quindi se io voglio vedermeli meglio, con più calma, averli tutti di fronte, belli in cosa sinottica, io do aggettivi dimostrativi. Lo posso dare sia a Google sia a YouTube. YouTube avrò proprio le lezioni, gli esercizi, i video. These are words for people. Queste sono parole che vengono usate per le persone. They are significa essi o esse sono. In questo caso, esse sono nomi comuni. They are common nouns. Quindi, they are vuol dire essi o esse sono. Vediamo, ecco, entriamo nel mondo del lavoro. Lavoro, il mondo del lavoro. Lavoro, sappiamo che si dice work. Lavorare si dice to work. Però lavoro come concetto, lavoro in varie, per esempio quando si parla di lavoro come fatto sociale, come fatto giuridico, come fatto economico, si usa la parola labor, va bene? Scritto Labor. Entriamo nel mondo del lavoro, word file, archivio di parole. Notate, word file, abbiamo parlato di un'altra caratteristica dell'inglese, un'altra caratteristica dell'inglese che è l'uso aggettivale del sostantivo. Word, io dico archivio di parole, ma non uso words, uso word, mi basta quello per farmi capire che è un archivio di quegli elementi. Non faccio il plurale in posizione aggettivale, word, non words, va bene? Quindi, here are more words for people. Here is, era eccoti una cosa. Here are, eccoti più cose. Quindi here are more è più, un numero maggiore di. More words for people. E allora, per le persone. Actor,
Ant è una parola, attore e attore. Aunt è zia, nome di parentela. Baby, bimbo molto piccolo. E, o bimbo che deve arrivare. Baker. Baker è fornaio o panettiere. Cook. Cook è cuoco. Cuoco. Cook. Ecco, metto. Perfetto. Aspettate che mi sposto la finestra. Quindi cook. Buono. Vediamo se mi sta. Sì. Allora, cook, cuoco. Dentist. Doctor. Giant, gigante. Lawyer, avvocato. Judge, giudice. Man, uomo. Nurse, infermiera. Police officer, ufficiale, per esempio commissario, un agente di polizia. Singer, cantante. Soldier, soldato. Teacher, insegnante. Poi abbiamo, guardate nella figura, abbiamo visto artist, che è un artista, clown, acrobat, è l'acrobata, astronaut, è l'astronauta. Did you know, qui vedete a sinistra in basso, did you know, lo sapevi? Usiamo know è il verbo sapere. La domanda, tranne che nei casi in cui ci sia il verbo essere, la domanda in inglese viene costruita con un ausiliare, il soggetto e il verbo. Si mette prima questo ausiliare, che in questo caso al presente è do. Do you like almonds? Ti piacciono le mandorle? Lo sapevi, eh? Did you know? Perché did è il passato di do. Quindi, did you know? Lo sapevi? Another word, un'altra parola. For astronaut is spaceman or spacewoman. Abbiamo quindi astronauta, che è invariabile per il femminile o il maschile. Invece spaceman e spacewoman, che hanno le due versioni. Anche actor ce l'ha. Actor, actress, actor è attore, actress è attrice. Quando io, per esempio, di astronaut voglio indicare un soggetto femminile, un individuo femminile, io metterò prima female astronaut, female scritto female, female. Non fa male questa stupidata di dire female. In questa fase voi cominciate a vedere la corrispondenza tra la scrittura e il suono, lo spelling. Ancora le vocali non ce l'avete molto, non avete molto padronanza. Quindi, female astronaut sarà l'astronauta di sesso femminile e male astronaut è l'astronauta di sesso maschile. Lo stesso con la dottoressa, è female doctor. Ok? Female, scritto female, abbiamo detto doctor. Da non confondere con, una volta io ho commesso questo errore, perché l'inglese non è la mia madrelingua, è woman doctor, è la dottoressa delle donne, un'ostetrica, una ginecologa. Quindi, giusto per dirvi. E allora, judge, man, nurse, abbiamo detto astronaut, e questa chicca di astronaut che ha come sinonimo spaceman or spacewoman. Andiamo alla prossima pagina. These are words for
Animals. Queste sono parole che si usano per gli animali. They are common nouns. Essi sono, o esse sono, se ci riferiamo alle parole, nomi comuni. E vediamo il mondo degli animali. Eagle, aquila, zebra e la zebra. Non dimenticate che zebra crossing allude alle strisce pedonali. Dia è il cervo, dia. Bird è l'uccello, crocodile è il coccodrillo, bear è l'orso. Word file è sempre l'archivio di parole. Here are more words for animals. Abbiamo, eccoti, un numero maggiore di parole che si riferiscono agli animali. Cat è il gatto, cow è la mucca, dog è il cane, dolphin è il delfino, duck, anatra, fish, pesce, goat, capra, goose, oca, hen, gallina, horse, cavallo, mouse, topo, parrot, pappagallo, shark, squalo, whale, balena.